Ciao a tutti, sono Roberto Pelizzari di Into Prealps e anche oggi sono qui per presentarvi un percorso di giornata disegnato su Komoot e poi via si parte un po' alla cieca. Il percorso di oggi prevede di girare intorno al Monte Zovo, si arriverà anche al Passo Zovo. La partenza è da Vicenza, chiaramente poi uno decide da dove farlo, il percorso è un po' lungo. E come dicevamo, obiettivo il Monte Zovo, il passo e poi rientro attraverso sentieri e strade sempre di montagna e collinari successivamente. Andiamo! Eccoci qui, allora siamo partiti da Vicenza come dicevamo, ma poi il percorso ognuno deciderà come gestirlo. Schio, Magrè e poi si comincia già subito a salire. Al momento non ho fatto ancora nessun tratto sterrato, come avete visto dal video. Strade asfaltate importanti come pendenza, totalmente senza traffico, oggi è Ferragosto. E paesaggio molto bello. Proseguiamo e vediamo cosa ci aspetta. Monte Magrè, tanto sterrato, la prima parte facile, la seconda un po' più complicata, fino ad arrivare al Passo Zovo e poi alla Chiesa del Mucchione. Da lì discesa, poi salita su asfalto, fino a località Massignani circa, e da dove si riprende lo sterrato e adesso vedremo un po' dove ci porterà. Dalla località Massignani, dove diciamo già bisogna un po' spingere la bicicletta, il primo tratto di sterrato è abbastanza complicato, c'è anche un single track molto stretto, pieno di rovi, di erbe, ma dura pochissimo, dopodiché comincia dei bei sterrati. Thank you.
Ed eccoci qui a chiudere questo percorso di oggi. Allora, un percorso che vedeva come obiettivo il giro del Monte Zovo, e un percorso di circa 70 km partendo da Vicenza e mi segna giusti 1300 metri di dislivello. Un percorso che è bello sotto l'aspetto anche naturalistico, alcuni single track sono un po' impegnativi per quanto riguarda il terreno, ma in questo periodo capita sempre più spesso proprio per via del terreno secco e quindi dei sassi che si staccano e cominciano a rotolare, quindi alcuni sentieri che potevano essere facili adesso si complicano un po'. Credo che sì, è un percorso che va fatto sicuramente con un buon allenamento e con dei rapporti, insomma, da montagna il classico 40-42 non è adatto a questo tipo di percorso, ma diciamo non è adatto per i nostri territori del Vicentino, dove abbiamo montagne e colline con salite abbastanza impegnative di norma. Spero che il percorso vi piaccia e faccio un piccolo post-scriptum. Il 17 e il 18 settembre organizziamo la Bastarda del Mille, un evento gravel, una pedalata su un percorso bellissimo, sono circa 55 km e 1800 metri di dislivello, però assicuro che il paesaggio fa dimenticare la fatica e il dislivello accumulato. Il percorso si svolge tra Recuaro Mille, Valdagno e le piccole Dolomiti, quindi una cornice stupenda. Vi lascerò nella descrizione del questo video il link alle iscrizioni. Se siete interessati, mi raccomando, iscrivetevi subito perché abbiamo pochi posti disponibili, sia per il pernottamento, ma sia anche poi per la giornata di domenica per la pedalata, perché appunto abbiamo deciso come evento zero di avere pochi iscritti per poter gestire bene tutto l'evento, che è abbastanza, diciamo, complicato, nel senso che due giorni ci sono molte cose in mezzo a cui pensare e organizzare. Vi saluto e alla prossima. Ciao!